Questa è la situazione che ci si trova di fronte. Qui siamo a Revere, un campo di pomodori che è stato colpito in modo violento da una grandinata, anzi da un paio di grandinate, ma quella più importante è stata quella di venerdì scorso. E come potete vedere, diciamo, ci sono tantissime piante spezzate con pochissima foglia che stanno iniziando a ricacciare, però non so quale sarà la loro, diciamo, la loro resa, cioè, ecco, il loro sviluppo. Più questo campo, come potete vedere in lontananza, c'è ancora acqua, tanta acqua ferma. Qui siamo dall'amico Manuel, che anche l'anno scorso aveva vissuto una situazione difficile. Se vi ricordate, avevo fatto un video a fine luglio, dopo le grandinate che erano corse in quel periodo. E, diciamo, in quel caso aveva la melonaia, le angurie pronte per essere raccolte. E in quel caso c'era stato un danno poi liquidato praticamente del 100%, non era rimasto niente, niente intatto. Quindi quest'anno, a ben vedere, la situazione preoccupa ancora di più, perché siamo fine maggio e già una parte di raccolte è già compromessa, ma la strada è ancora lunga e pericolosa per arrivare alla fine. Qui fino a ieri c'era appunto l'acqua che copriva, diciamo, buona parte del campo, e l'azienda, diciamo, ha preso in gestione questo terreno solo da un paio d'anni, quindi non aveva ancora fatto opere, diciamo, di sistemazione idraulica, perché anche riteneva che questo terreno potesse sopportare, ecco, bene, anche piovosità importanti. Sono terreni che drenano bene, medio impasto. Però ormai con l'intensità di pioggia che abbiamo vissuto in questo periodo, in questi anni, ultimi anni, anche qua bisognerà comunque intervenire. L'azienda ha già programmato opere importanti a livello di sistemazione di questo fondo, quindi con un fosso che verrà un fosso centrale, poi tutta una serie di scoli che dovranno far sì che l'acqua venga portata fuori dal campo il più velocemente possibile, nelle situazioni appunto di grande intensità di pioggia. Qui mi sono spostato di pochi chilometri, siamo a Pieve di Coriano, campo di mais. Come potete vedere, presenta nelle basse, ecco, ancora grandi ristagni di acqua. E per questo motivo anche qui ci sarà la coltura che il campo presenterà, ovviamente queste tare anche poi alla raccolta, fermo restando che in questa situazione probabilmente con l'acqua sulla coltura per alcuni giorni, in queste posizioni comunque morirà anche la pianta. Questa è appunto la situazione che è comune a tanti campi, dove un po' la sistemazione dei terreni e un po' l'eccesso di acqua continuato per più giorni ha portato a questi fenomeni. Ecco, qui in più anche qua era venuta grandine, ma il problema per quanto riguarda il mais, ecco, non è quello. Anzi, diciamo che paradossalmente, se dovessimo scegliere quando far arrivare la grandine, ecco, meglio adesso sul mais che fra 20 giorni, un mese o più, ecco, più a ridosso della raccolta. Perché? Perché in questo momento, soprattutto negli ultimi mais seminati, eravamo a 2, 3, 4 foglie, ma la pianta del mais ovviamente deve sviluppare tutto il resto dell'apparato fogliare, quindi le nuove foglie, a meno che la pianta non sia spezzata, ecco, al di sotto del punto vegetativo, riprenderà la sua normale crescita. Qua nulla è compromesso, certo che se non veniva era meglio, però è una situazione, diciamo, che non deve spaventare. Qua ci sono un po' più di
riuscito ad andare nelle scuoline l'acqua. Qui quello piccolino che era indietro. Ah, sì, qua è stato. Qui la vedo male. Sì, qua si vede anche, erano già i punti bagnati. Sì. Vabbè, ma fermati pure che sennò tinde, ma. Andiamo a far su dei. Concludo il racconto di questo video che ho realizzato con immagini di questo pomeriggio di venerdì 24 maggio e qua appunto sono ripassato dove ero passato ad inizio pomeriggio dai pomodori, qua il campo è nuovamente allagato e quindi anche oggi sembrava che non dovesse piovere, poi alla fine sta piovendo in modo importante, mi segnalano ancora grandine in diverse zone, sia a Mantova che anche in altre province, quindi ovviamente sono vicino col pensiero a tutti quelli che purtroppo stanno vivendo situazioni difficili e permettetemi di ricordare anche gli amici e colleghi del centro sud che stanno vivendo tutt'altro tipo di situazione, però è grave tanto quanto quella che abbiamo noi, quindi non dimentichiamoci che siamo tutti purtroppo nello stesso settore, però possono esserci difficoltà diverse da una parte all'altra d'Italia che comunque devono unire e non dividere. Detto questo, speriamo che le cose migliorino, perché così sennò sarà un anno veramente veramente difficile. Ciao a tutti da Grimerlino, al prossimo video.